e grandi amici di famiglia anche, quindi Monica fin da bambina ha potuto godere proprio di questo rapporto speciale con Carlo Wojtyła. Monica è arrivata da bambina a Roma perché una volta eletto Papa, Giovanni Paolo II ha chiamato Stanislav per un progetto a Roma, poi è stato tra i fondatori anche dell'Istituto Giovanni Paolo II su matrimonio e famiglia, dove peraltro Monica continua a insegnare. Continuava a insegnare. mi ero perso l'ultima puntata perché... Allora, lei richiediamo appunto una testimonianza diretta su questo suo rapporto con Giovanni Paolo II. Come ho detto, l'hai conosciuto, frequentato fin da bambina, ma chi era, come era veramente Wojtyła nel privato? Ma intanto devo dire grazie a Riccardo, perché la prima volta che faccio una cosa condivido i miei ricordi. E devo dire che Riccardo in maniera ha saputo come chiedermelo, e in fondo, richiamandoci al tema di oggi, mi ha fatto sollevare lo sguardo, perché ho pensato, guarda, forse finalmente è il momento di guardare la tua vita, di guardare la mia vita e di dire che cosa ha voluto dire tutta questa storia per me, e quindi ho dovuto alzare gli occhi. E i ricordi sono tanti, è una storia molto intensa, quindi appunto mi sono segnata anche dei punti per non essere troppo disordinata. E, intanto la prima cosa che mi viene in mente è che era un uomo molto affettuoso, e molto caldo, molto attento, molto partecipe. E, era un uomo, questa sono io e mio fratello, un uomo molto gioioso. E che non vuol dire che non era un uomo che ha sofferto, perché in certi momenti è sicuramente un uomo che ha sofferto molto, però la sofferenza non lo ha mai indurito, non l'ha mai inasprito. Uno che sapeva ascoltare molto e che sapeva guardare. Mi vengono in mente le numerose cene già a Roma, nel Palazzo Apostolico, nell'appartamento privato, dove anche io e mio fratello eravamo quasi sempre invitati, e ascoltava i discorsi degli adulti, c'era sempre molto dialogo, molta discussione, molta condivisione, ma ascoltava anche noi piccoli, fin da quando appunto avevamo 11-8 anni, quando siamo arrivati a Roma. E sapeva ascoltare a volte anche la nostra noia, perché da piccoli a tratti ci annoiavamo alquanto a queste cene. E mi ricordo che appunto quando eravamo più piccoli ci faceva anche dei gesti molto divertenti per distrarci, per farci sentire partecipi in qualche modo di quello che accadeva. Poi, sia da piccoli ma anche da più grandi, ci chiedeva sempre che cosa stavamo facendo, come andava a scuola, che esami stavamo facendo e che cosa pensavamo, che cosa volevamo fare. Avevamo l'abitudine di scrivergli lettere, fin da piccoli, lettere che hanno sempre avuto una risposta. Mostrava quello, una delle cose che mi viene in mente è che mostrava questo affetto in maniera anche molto fisica, e questo ci tenevo, ho scelto queste foto perché ci tenevo a far vedere proprio non solo l'affetto, ma proprio il modo di dimostrarlo, con abbracci, con gesti, con baci, quando eravamo più piccoli e quando arrivavamo ci salutava prendendo sempre la faccia tra le mani e baciandoci sugli occhi, che era proprio una cosa tipica, molto affettuosa. Da piccoli a Cracovia, quando veniva a cena a casa nostra, questo più è un racconto dei miei che miei ricordi, faceva un po' a cuscinate con noi, ci invitava al ballo del carnevale che organizzava tutti gli anni nell'arcivescovato per i figli degli amici. E lui veniva, il ballo era con le suore, organizzato dalle suore, ma lui veniva sempre per il cotillon finale, quindi era molto, molto partecipe. E
era una presenza molto fisica, era un uomo che, a cui piaceva cantare, a cui piaceva ridere, e a cui piaceva guardare le stelle. Mi ricordo già a Roma, una sera a maggio, in particolare a maggio, si andava sul terrazzo del Palazzo Apostolico, dell'appartamento sopra, per dire la dopo cena la litania loretana. E una sera, mi ricordo, mi fece vedere il cielo, mi dice: guarda Monica, lo vedi tutte queste stelle? Quanto mi piace la sera venire qua e cercare di distinguere gli aerei dalle stelle. Ma era proprio contento di questa cosa, no? Così semplice, ma in fondo così bella. Quando venne eletto Papa, io avevo 9 anni, e mi ricordo perfettamente quel giorno, mi ricordo la sensazione che qualcosa era radicalmente cambiato, un po' per tutti. Mi ricordo il suono di tutte le campane, di tutte le chiese a Cracovia, in particolare della campana di Sigismondo, che è una grossa campana nella cattedrale del castello di Wawel, che suona soltanto in occasioni particolari per la patria, che riguardavano la patria, insomma, non, quindi veramente importanti per il popolo. E la prima volta che venni a trovarlo a Roma nel 79, d'estate, con mia mamma, ci invitò a Castel Gandolfo, e mi ricordo, appunto, io avevo quindi 10 anni, mi ricordo che mi prese per mano, mi fece fare il giro di tutte le stanze del palazzo a Castel Gandolfo, che per me mi fece vedere la vista sui giardini, sul lago lì sotto, e per me era appunto un castello tipo delle principesse, una roba mai vista. Quindi rimasi molto impressionata, però mi ricordo che poi a pranzo gli dissi: guarda, certo che vivi come un re, hai un castello come un re, però non sei cambiato, sei sempre tu. E poi, durante quando ci siamo trasferiti a Roma, accompagnavamo spesso appunto i miei genitori alle cene, e mi ricordo sempre la domanda di rito dei miei genitori quando arrivava la telefonata al segretario per invitare a cena. Sentivamo sempre: con i bambini o senza? E in genere con i bambini. E questo credo anche dalla misura dell'uomo, no? Perché in fondo potevano essere anche cene di lavoro, di cose da grandi. Invece eravamo invitati anche noi piccoli. E insomma, i ricordi sono tanti. Era un uomo capace di guardare, questo senz'altro. Era un uomo capace anche di farsi guardare, di intessere rapporti di amicizia, e non perdeva mai di vista i suoi amici. Aveva rapporti di amicizia veramente per tutta la vita, che nonostante la distanza fisica sono continuati, credo, con la stessa intensità di sempre. Ecco, questo appunto il tema dell'amicizia, che è un tratto fondamentale che emergeva anche per chi lo vedeva soltanto da Papa. Io ricordo che 2 settimane fa ero a un convegno, c'era chi illustrava per esempio l'enciclica Evangelium Vitae, perché sono i 25 anni, e proprio come premessa diceva che nasce da un'amicizia, perché poi ha chiamato i suoi amici, è un'amicizia, però, cioè, non una, come dire, una compagnoneria, ma amici proprio nella fede, per cui Ratzinger, per cui Skujans, per cui altri. Ecco, questo tratto qua, abbiamo visto quindi anche i frutti di questa amicizia, però ecco, cosa voleva dire essere amici di Wojtyła? Intanto una grande discrezione, che è una cosa che i miei genitori ci hanno veramente inculcato. E questa discrezione, che sicuramente aveva un valore protettivo, soprattutto per noi bambini, nel tempo per me ha dato la misura della preziosità di tutto quello che mi era capitato. Cioè qualcosa di sacro che mi era chiesto, non tanto di raccontare, tant'è vero che è la prima volta che lo racconto, ma di custodire e di usare bene, di farne tesoro.
E quando il Papa nel 1980 chiese a mio padre di venire a Roma per dare vita a un progetto culturale pensato assieme, e mio padre disse di sì, perché mi ricordo diceva al Papa non si può rifiutare, al Papa non si può dire di sì, di no, scusate. E sicuramente è stato un sì sofferto, un sì che non ha portato vantaggi, come diceva il Cardinale Müller stamattina, no? Di potere o vantaggi o ricchezze, e che ha trasformato completamente la nostra vita, proprio bruscamente sterzato in un'altra direzione. Però ho potuto vedere che cosa vuol dire di sì, che cosa vuol dire seguire qualcuno che uno riconosce come vero, come autentico, come portatore di vita e di vita bella. Come è difficile dire di sì, però come bello. E ho sperimentato poi, guardando, no? Queste cose l'ho pensate nel tempo, ho sperimentato che vale la pena perdere qualcosa che qui e ora a volte ci sembra fondamentale, importantissimo, senza la quale non potremo mai vivere, perché poi ci sarà dato molto, ma molto di più. E ci commuoviamo tutti. E ho avuto la fortuna di desiderarlo, forse anche di imparare di dire di sì in questo modo. E proprio guardando chi più grande di me diceva di sì, no? Guardando in questo caso l'amicizia tra mio padre e Giovanni Paolo II, perché io ero la bambina, no? non ero pari. Il Papa era capace di amicizia vera, era capace di amicizia fedele, certa, stabile, mi viene da dire adesso guardandolo, e penso che fosse anche capace di chiederla, e anche questa è una grande capacità, no? Era capace di chiedere questa amicizia e di riconoscerla, era capace di fidarsi, era capace di affidarsi e di chiedere consiglio. Questo, insomma, ci sono anche altri ricordi di cene intense, a volte anche molto drammatiche, in cui chiedeva consiglio su cose importanti, su cose fondamentali per lui, come una sera mi ricordo sull'ipotesi, insomma, tanti anni prima che della sua morte, della rinuncia, cioè se un papa è giusto e può rinunciare al papato o ad essere papa o meno. E penso che lo sguardo si può sollevare soltanto in una relazione, tornando al tema di oggi. No? Sì, ma come è finita quella discussione sulla rinuncia? Beh, non si può ben immaginare, ma lì mi ricordo che, e anche adesso ripensandoci, la cosa che mi colpisce ancora, io avevo forse 20, più di 20 anni, 25 anni, non mi ricordo l'anno esatto, ma che chiese che cosa pensavamo anche io e mio fratello. In fondo eravamo ragazzetti, insomma, e ci ascoltò, cioè noi dicemmo la nostra e ci ascoltò, quindi come è finita, insomma, lo sappiamo tutti. Ripensando al tema di oggi, penso appunto che ho pensato che lo sguardo si può sollevare sempre in due, in una relazione, che non si può sollevare lo sguardo da soli, no? Può essere sollevato soltanto da chi da chi ha un altro sguardo e ce l'ha su di noi, no? Ed è anche un certo tipo di sguardo. E a volte penso che ce lo fanno sollevare, non so, le madri, i padri, ce lo fanno sollevare i bambini, i puri di cuore, i santi, come si diceva prima nella storia di prima. Però poi in fondo ce lo fa sollevare chi desidera il nostro bene, no? Chi ci dice, guarda, coraggio, sei fatto bene. E io ti aspetto, ti ho aspettato e puoi avere una vita bella. E a questo proposito, ecco l'ultimo episodio che racconto su quando avevo 25-27 anni, in un periodo insomma di un po' di confusione in cui non sapevo bene come, che cosa fare della vita.
E avevo la domanda di come uno fa capire la vocazione. E allora già in una vita così un po' contorta, un po' confusa, e dove mi piaceva un ragazzo, però mi piacevano anche tantissimo le trappiste di Vittor Chiano, e conciliare le due cose non mi appariva chiaro come fare, e decisi di scrivere al Papa, perché in fondo lo ritenevo l'artefice anche un po' di tutto questo caos nella mia vita. E gli scrissi in una lettera dicendo: guarda, più o meno non ci sto capendo granché, mi puoi dire per favore come si fa a capire la vocazione? Mi aspettavo una lettera di risposta, come sempre è stato, e invece ricevetti una chiamata dalla suora che faceva la segretaria, perché andassi un pomeriggio lì nell'appartamento privato, perché il Papa voleva parlarmi. E la prima volta non c'erano ancora i telefonini, io non ce l'avevo il telefonino, non riuscirono a rintracciarmi pur cercando anche al Gemelli, all'istituto di psichiatria, cosa che mi fece poi un eco di fama, di chissà chi, insomma. E quindi poi alla fine ci ritrovammo, andai il giorno dopo, dopo due giorni, e il Papa mi aspettava nel salottino del suo appartamento, ci sedemmo così come molto più vicini di me e Riccardo di adesso, e lì gli raccontai un sunto un po' dei miei pensieri di allora, e gli dissi: guardi, ma cioè, come si fa a capire? No? Perché sembra semplice, ma come fa uno ad essere certo di quello che deve fare? E lui mi raccontò la storia della sua vocazione, di come capì che il sacerdozio era per lui, grazie poi fondamentalmente anche all'amicizia con un maestro, con una figura importante per lui che era anche un sarto, che poi quello che faceva teatro. E mi disse poche cose, ma la cosa che mi disse, guarda, tu non ti preoccupare, perché prima o poi lo sentirai qui e sarai sicura che è quello. E così in effetti è stato, perché poi quando ho incontrato mio marito così è stato. E ripensando ancora adesso questa cosa, la cosa che mi colpisce è che non mi parlò di Dio, non mi parlò di Gesù, non mi disse prega, di rosario, chiedi a Gesù. Mi disse segui il tuo cuore, ovviamente non era un fatto emotivo, ma guarda l'essenza, no? Cioè, vedrai che tu lo sentirai, stai attenta, stai allerta e tu lo sentirai dentro di te. Bello, La storia che questo Papa ha generato è davvero impressionante. Io, più passa il tempo, più si è distanti dal momento del suo pontificato, e più mi sembra di vedere la grandezza delle cose che ha generato appunto in questo pontificato. E quindi anche, per esempio, conoscendo voi, anche che eravate all'Istituto su Matrimonio e Famiglia, l'Istituto Giovanni Paolo II, si percepiva proprio fortissimo questo legame di amicizia con Giovanni Paolo II, che aveva generato questa opera, che poi è stata scardinata, rovesciata, va bene, ma questo... però voi che l'avete conosciuto così da vicino, che avete goduto di questa amicizia, che cosa ha lasciato ora che lui non c'è più? Qual è la missione che vi ha lasciato? O che avete capito? Penso che si possono dire tante cose, e posso parlare per me chiaramente. E penso che in me, tra le tantissime cose che ha lasciato, no? La storia di una vita che è andata in un'altra direzione rispetto a quella in cui andava, e quello che ha lasciato, poi ripensando proprio all'essenza delle cose, penso che ha lasciato la certezza che Dio c'è. E adesso lo racconto in quale momento in particolare. Ha lasciato la gioia di spendersi intensamente nella vita, di vivere intensamente. Ha lasciato il gusto di avere un ideale, cioè qualcosa, qualcuno da amare, per cui vivere e per cui se occorre anche morire, no? Penso che sia la cosa più importante che a me personalmente ha lasciato. E
più o meno quando avevo circa 20 anni, mi ricordo esattamente una cena in cui io stavo seduta di fronte a lui a tavola e si parlava di qualcosa, ma mi ricordo la netta sensazione che ebbi di una persona che aveva come un'attenzione bifocale, cioè da una parte era attentissima e presentissima alle persone e al discorso che si stava facendo a tavola, ma è come se con una parte di sé stesse altrove, e ho pensato che stava davanti a Dio, cioè ho avuto proprio questa netta percezione. Era come se avessi visto dietro a lui qualcun altro. E penso che questa è la cosa più preziosa che ci ha lasciato, no? Che ha lasciato a me, ma ha lasciato a noi. E l'amicizia che Giovanni Paolo II aveva, che le amicizie non si riducevano soltanto a dei rapporti individuali, più o meno privilegiati, più o meno intensi, però si ha generato una compagnia, un insieme di persone che ha condiviso una storia, un ideale, e che insieme hanno creato una storia, hanno creato delle opere, e che per me, per esempio, pensando alla mia storia, sono state anche terra e sono state radici, e sono state la mia famiglia, no? Ma era veramente qualcosa di solido. Aveva questa capacità di radunare intorno a sé persone che poi lavoravano insieme, ispirate da lui, appunto, come dicevo, creavano progetti, creavano opere, creavano una cultura, no? Creavano delle radici. E questa compagnia continua, e forse questa è la missione anche, e una delle cose più belle, che questa compagnia sta rivivendo anche nelle generazioni successive, in noi, mi viene da dire, più giovani, no? Che sentono lo stesso senso di appartenenza alla figura di Giovanni Paolo II, che portano avanti il suo insegnamento, che portano avanti in qualche modo il suo carisma, e semplicemente forse anche portano avanti il suo sguardo sull'uomo e sulla terra. Penso, appunto, come dicevi, alla mia esperienza di insegnamento all'Istituto Giovanni Paolo II, che se inizialmente è iniziata un po' così per eredità familiare, poi ha continuato ed è diventata un'appartenenza e un'obbedienza anche a Giovanni Paolo II, no? È diventato un'appartenenza perché guardata da Giovanni Paolo II. E questo continua, nonostante, appunto, le prove che abbiamo superato, chi anche molto più di me, e continua quest'opera, continua questa amicizia che è generativa, no? Mi sembra proprio la parte più bella anche di quello che ci ha lasciato Giovanni Paolo II. Penso, appunto, che chi è guardato così, chi sente questo sguardo da chi veramente ci ama, desidera questo sguardo, ne viene toccato, non può che desiderare di essere fedele, non c'è altra scelta. Questa è la fedeltà che tutti, e la fecondità che cerchiamo di continuare, la fecondità dei rapporti di amicizia di Giovanni Paolo II. E questa compagnia, questo sguardo poi porta in ultimo, attraverso una storia umana, attraverso una compagnia umana, porta a Cristo. Penso che ripensando, appunto, a quella sera, ripensando a quella netta percezione che sento tuttora, ripensando dopo tantissimi anni, penso che il regalo più bello, che forse al dunque, no, all'essenza delle cose, Giovanni Paolo II mi abbia fatto, è questa certezza di una presenza viva, reale, e questa certezza, il mio compito è tramandare questa certezza, testimoniarlo, ma tramandarlo ai miei figli e a chi mi incontra. Poi tutto il resto viene dopo.
Grazie, grazie.